E allora ringraziamo Dio che ci ha permesso anche per l'intercessione di Maria che la pioggia non ci disturbasse. Non abbiamo, per fortuna non è successo come a San Silviano. Noi lo sappiamo che è successo. L'hanno buttato. Allora, credo che non è come si dice, una professione, una passeggiata fine a se stessa. Abbiamo fatto semplicemente un cammino, un'opera di testimonianza. Ci sono stati dei segni mentre camminavamo, dei segni secondo me qualcuno forse gli è sfuggito, ma qualcun altro no. Avete visto un gruppo di indiani che sono di religione indù, che si sono, anche Sikh, ma ci sono anche gli indù, gli indù c'è un libro rosso qui, vabbè. Per rispetto non hanno proseguito, si sono radunati insieme e sono stati ad aspettare. Io credo che a volte quello che per noi apparentemente sembra una normalità o qualcosa di scontato, in realtà se detto profondamente non lo è. E allora, lasciando che questi segni e soprattutto questo seme, questa testimonianza, questa luce che abbiamo portato possa entrare inesorabilmente, anche se lentamente, nel cuore di un altro. Che in quella casa questa volta non ci sia le tenebre, l'angoscia, la paura e così via, ma ci sia una speranza più grande, più forte, per dire che la vita non è negativa, anche se ai nostri occhi ci appare tale, non è vero. Quando c'è Dio è tutto trasformato in positivo, e tutto diventa speranza, tutto diventa amore, tutto diventa meraviglia. E Dio, se noi restiamo attenti, li ascoltiamo come Maria, ci accorgeremo di quante meraviglie compie in noi ogni giorno. E allora, se vogliamo e desideriamo cantare quel cantico, non quando facciamo i vespri, ma ogni istante perché ci siamo accorti di qualcosa di meraviglioso che Dio ha compiuto in noi, allora vedrete che quella gioia non potremo tenercela. La faremo esplodere, la faremo uscire fuori con tutta la sua forza. Allora quel canto di Maria diventerà il nostro. E allora il Signore sia con voi. Portate a tutti la benedizione e la pace di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.